amici nuovamente collegati in questa sera lunedì 8 febbraio. Questa sera il programma prevede Maria Ausiliatrici contro Immacolatine. Le squadre stanno per cominciare ad entrare in campo, a me non resta che augurarvi buon calcio e ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi! Della Madonnina, eccoci qua con i ragazzi delle Madri Ausiliatrici che hanno raggiunto il pari all'ultimo minuto con un'ignoranza disarmante secondo noi. Eccoci qua con il giocatore, chiediamo subito a lui cosa pensa del gol e con quanta forza l'ha raggiunto. Lascio lui le parole. Beh, innanzitutto volevo iniziare ringraziando l'Aids Cup che ancora una volta ci ha ospitato in questo torneo. E il gol è nato da un cross in aria, io non ci sono potuto arrivare col corpo ma ci sono potuto arrivare con la mano, quindi l'arbitro non se n'è accorto e ha convalidato il gol. Ottimo, ottimo, premiamo l'onestà, speriamo, speriamo. E invece chiediamo al mister la denominazione della squadra, visto che abbiamo visto più striscioni degli ultras che stasera sono stati molto caldi, abbiamo visto più striscioni appunto con la denominazione Virtus. Da cosa è nato questo nome? Raccontaci un po' la storia. Allora, questo nome è nato precisamente 3 anni fa quando si è creata la squadra, è nato da un gruppo di ragazzi che ora a scuola non ci sono più perché ne sono usciti e rappresenta il nostro gruppo, un gruppo che non molla mai, che non ha paura di fare battaglia, di dimostrare quello che vale. E come dice il nome Virtus, siamo virtuosi perché non molliamo mai. Ottimo, ottimo, quindi ragazzi abbiamo visto che sono appunto determinati verso la vittoria finale, ci proveranno e con questo 3-3 sicuramente si portano avanti e hanno sicuramente un buon cammino. Li salutiamo, li ringraziamo e gli auguriamo un buon cammino. Ciao ragazzi! Ciao, grazie. Eccoci nuovamente collegati dallo stadio Carlini, questa volta però con i ragazzi delle Immacolatine. La partita anche per loro è finita 3-3 giustamente, quindi chiediamo subito al numero 23, che il paragone nasce facile visto che mi ha appena confessato di essere sandoriano con Eder, doppietta per lui all'inizio, poi la partita si è un po' assestata ed è finita 3-3. Chiediamo subito a lui qualcosa inerente al gioco, soprattutto della squadra. Sì, è stata una bella partita, 2 gol importanti, era importante partire col piede giusto perché la prima partita è sempre la più difficile. Abbiamo cambiato un sacco di calciatori rispetto allo scorso anno, mi sembra addirittura 8-9, una quantità pazzesca, quindi era importante vedere un po' la squadra come girava e siamo soddisfatti, pareggio giusto alla fine. Sì, anche per noi è stato un pareggio giusto e invece chiediamo al mister cosa ne pensa lui della squadra in generale e che progetti ha per l'immediato futuro visto la partita prossima che si sta avvicinando. Ma sicuramente ci sono piccoli margini di miglioramento, la nostra squadra ha fatto diverse amichevoli prima dell'Ace e siamo che ci stiamo comportando nel migliore dei modi. Ora abbiamo giocatori di qualità, siamo molto motivati e cercheremo di sicuramente fare un buon risultato. Ringrazio soprattutto i nostri tifosi che ci hanno sostenuto, sempre e comunque. Forza Im! Bravi ragazzi, ormai si è fatta una certa, quindi auguri per il torneo e alla prossima. Buonanotte e complimenti, ottimo risultato. Finisce anche qua la serata, ciao Ace!